Buonasera, veri credenti, e benvenuti a questa nuova puntata del The Fly Was Show, con una musichetta che ci darà compagnia per qualche secondo prima che il copyright ci banni, ma credo che sia la musica più adatta a questo tipo di trasmissione. Ciao Giacomo, ben arrivato. Come potete, andiamo un pochettino avanti, però se no non. Cos'è? Ovviamente un pezzo di John Williams. Eccolo là. Ciao Maria, ben arrivata. E questa sera non poteva. Ciao Steven, non poteva non esserci questo pezzo perché. Ciao Carlo, perché? Perché stasera parliamo dei fumetti, della ragione che ci spinge ad amarli. Ciao Filippo, e ovviamente non possiamo. Ciao Emanuele, non possiamo non partire. Ciao Stefano, da. Ciao Vincenzo, accidenti, quanti siamo stasera? Ciao Corrado, non possiamo non parlare del fumetto per definizione, del primo, di quello che ha aperto la strada per tutti quanti. Questa sera, esatto, è lui Carlo, esattamente lui, il primissimo Superman The Movie 1977, Richard Donner, ci fece veramente credere che un uomo poteva volare. Era un film fantastico, ma per una semplice e sola ragione, perché andava a prendere, prelevare tutto lo spirito di quel fumetto e trasformarlo, trasferirlo sullo schermo d'argento per la prima volta in una maniera assolutamente credibile e per nulla denigratoria. Era quel sapersi prendere sul serio, quella cosa lì che poi purtroppo per tanti anni magari è un po' scomparsa, ma che in realtà ha fatto veramente l'importanza dei cinecomic, quando all'epoca neanche si chiamavano cinecomic. È vero Stefano, un 82enne, un ottuagenario che se li porta veramente benissimo, ed è un po' questa la ragione per cui stasera ho scelto questo titolo roboante per parlare con voi. Perché? Perché se avete dato un'occhiata un po' alle fotografie che pubblico sulla pagina di Instagram, sto leggendo una gran serie di fumetti dedicati al mondo di Superman, e devo dire che la gestione di Brian Michael Bendis, ma anche coadiuvato da Greg Rucka, perché non è da solo, sta facendo veramente del lavoro eccellente. E c'è una tavola che ho visto ieri sera e mi è rimasta impressa talmente tanto che ho pensato che ci si potrebbe fare anni di analisi su quella tavola e ancora non continuare a capire tutte le sfaccettature e la bellezza di quel tipo di dialogo. E mi sono reso conto, ciao Alessio, che è proprio questo tipo di cose, questo tipo di dettagli che fa sì che leggere il fumetto o capire il fumetto sia qualcosa di assolutamente importante e godibile, un'attività a tempo pieno se volete, perché ci si può veramente imparare un sacco di roba fighissima. Ciao Dennis, ben arrivato. La tavola in questione, pubblicata ieri, è molto molto bella, presa da un numero di Superman, poco prima che ci sia un cambiamento importantissimo che non vi sto a raccontare, per non rovinarvi tutto, per non farvi degli spoiler, ma per dirvela chiara e tonda, è un periodo in cui Superman e Lois Lane stanno affrontando qualche piccola complicazione. Si trovano in un rapporto difficile da gestire proprio perché entrambi presi troppo dalle loro rispettive vite. Da una parte la carriera di reporter, di donna in carriera di Lois Lane. Dall'altra Superman, che ovviamente è un reporter, è un uomo in carriera, ma è anche uno degli eroi più potenti della Terra. E in più ci sono state parecchi problemi, parecchi casini per la verità, come si deve dire in questi casi, con la famiglia degli El, quindi con Jor-El in prima persona, che è re di vivissimo, e con John Kent, che è il figlio di nuovissima gestione della famiglia, arrivato proprio grazie al rebirth. E secondo me una delle cose più importanti che è stata fatta con questo personaggio, proprio perché lo si è voluto portare ad evolvere. Bene, in questo momento dove ci sono state parecchie crisi, Superman, o meglio Clark Kent, non ha ancora accettato il fatto che il figlio abbia avuto una crescita molto veloce per via del suo soggiorno in un'altra dimensione, e che sia stato invitato dalla Legione dei Supereroi a fare una sorta di Erasmus spazio-temporale nel 31° secolo. E si trovano entrambi, tutti e due, pieni di problemi, di crisi. In più c'è questa sottotrama molto molto bella scritta da. Ciao Davide, scritta da Bendis, per cui c'è stata una fotografia scattata in cui si vede Lois Lane che bacia Superman, e
E ovviamente il mondo sta dicendo: oh, Lois Lane è una donnaccia, fondamentalmente tradisce il suo uomo per baciare Superman, è una cosa pazzesca, no? Ovviamente il resto del mondo in teoria non sa che Superman è Clark Kent, quindi questa cosa suscita molto molto scalpore. E quindi si trovano per un momento da soli, in un momento a casa, e c'è questo piccolo dettaglio che emerge, che arriva proprio dai fumetti vecchi, ma arriva anche probabilmente dal film di Richard Donner, in cui si capisce abbastanza chiaramente che il momento in cui Superman fa volare Lois Lane assieme a lui è un momento di rilassatezza, di pace, è una cosa solo loro, sono quei momenti che nella vita di tutti i giorni tutte le coppie hanno, no? E dopo una particolare serie di stress c'è questa vignetta meravigliosa, disegnata fra l'altro da Kevin Maguire in una maniera strepitosa, dove ci troviamo Superman che chiede a Lois di poter andare in giro con lui per un attimo. E lei, un po' come tutte le donne, stanche a fine giornata, non ce la fa, ha avuto mille impegni, dice: ma io sono stanca, ho ancora tante cose da fare. E c'è questo sguardo, una cosa meravigliosa disegnata da Kevin Maguire, perché è uno sguardo supplicante, supplichevole, uno sguardo in cui Superman, che è il superuomo, riesce a dimostrare la debolezza in un equilibrio di coppia dove lui è l'uomo più potente dell'universo, eppure in quel momento lì ha bisogno che la sua donna lo supporti, che la sua donna gli dia forza. E in quel momento lì Lois Lane capisce che sì, è il momento di rinunciare un po' alle cose che tempestano la vita di tutti i giorni. Ciao Federico, per andare a fare un giro nel cielo insieme a Clark o a Superman, che dir si voglia. E questa credo che sia una delle cose più belle che mi sia capitata di leggere nel mondo del fumetto, perché insegna tantissimi particolari, tantissimi dettagli, fa capire una cosa importantissima, ossia non importa quanti siano i poteri, quanto decida il personaggio di essere abnegato, di sacrificarsi per la vita di tutti i giorni, non importa quanto sia potente o addirittura possente, la cosa che importa è che ci sono dei momenti di debolezza dove anche un uomo come Superman vorrebbe solamente inginocchiarsi e piangere. Questa credo che sia stata una delle cose più belle di una tavola. Il superuomo che comunque nei rapporti di forza di coppia è il debole, quindi proprio perché è il debole, proprio perché ammette le sue debolezze, riesce a essere il più onesto, il più diretto, il più forte alla fine. Questa è una cosa pazzesca, perché veramente è moderna, tanto per cominciare, è qualcosa che è sempre stata sotto traccia, perché comunque fra i due si è sempre vista come Lois Lane, quella un pochettino più, non dico sulle righe, ma comunque quella che gestiva un rapporto di forza. In realtà a volte viene quasi il dubbio che debba gestire un rapporto di questo tipo proprio perché sa che ha a che fare con un essere estremamente potentissimo, quindi la butta sul sarcastico proprio perché non ha molte armi dal punto di vista proprio della forza psichica, no? Lo chiama sempre Kansas, eccetera, eccetera, proprio per dargli un po' una sminuita da un certo punto di vista. Eppure è un rapporto meraviglioso, soprattutto si sta evolvendo con una profondità che non so se sia mai mancata ai fumetti DC. Credo che sia più onesto dire che non ci sia mai stata. E devo fare un paragone veramente importante, perché mentre Bendis è stato veramente capace di saperci raccontare la vita di tutti i giorni in una coppia di persone sposate con superpoteri, e non è facile ovviamente, ma Bendis è bravo proprio per questa ragione, perché studia questi dettagli, studia la personalità intrinseca dei personaggi e li trasforma portandoli proprio a lavorarli, ma a fare emergere proprio le doti principali, tutte le caratteristiche che sono proprio proprie di quei personaggi. Se dobbiamo fare un paragone con l'altra prima coppia dell'universo DC, che è Batman e Catwoman, Tom King non è riuscito a gestire il rapporto di forza fra i due personaggi alla stessa identica maniera. Certo, probabilmente Catwoman e Batman sono più complici da questo punto di vista, però non riescono ad avere quell'onestà e quella capacità di gestire una storia adulta, matura. Ciao Andrea, con la stessa facilità, e questo veramente è un punto di differenziazione vero, ampio. E quindi tornando un po' all'argomento della serata, al titolo di questa puntata, che ovviamente non essendoci ancora le uscite della settimana, abbiate pazienza, devo spingere per promuovere le cose che mi piacciono senza purtroppo farvi vedere nulla di nuovo. Cosa ci fa amare i fumetti? Cosa ci spinge a dire: io la sera prima di addormentarmi ho bisogno di leggere qualche tavola?
ho bisogno di affrontare qualche fumetto, di vedere la realtà non solo come una certa evasione, ma proprio come qualcosa di importante da questo punto di vista. E io credo che una tavola come quella di Bendis sia particolare perché? Perché Bendis fa una cosa importantissima, senza che magari probabilmente lo voglia far rendere conto, ma lui utilizza il mito, utilizza il concetto di superuomo e tutto. Lo studio psicologico che ci può essere dietro a un superuomo. Adesso lì vedete una persona con la calzamaglia, col mantello, ma in realtà è un uomo pieno di impegni. Potrebbe essere il presidente della Repubblica o un manager di un'azienda importantissima, eppure sarebbe la stessa identica cosa. E ce lo mostra nella sua umanità. Quindi, che cosa fa? Utilizza gli elementi del mito per raccontarci la vita di tutti i giorni. E questa cosa qui. Adesso io lo so, lo cito spesso, è un libro che sto rileggendo e sto andando molto a fondo perché ci sono tantissimi spunti che vale la pena di prendere in considerazione, che è L'eroe dei mille volti di Joseph Campbell. E ogni viaggio dell'eroe ha questi elementi che lo accomunano e il rapporto con la donna, il trovare qualcosa che lo completi è uno di questi. E Superman, proprio perché è un superuomo, riesce a raccontare questi elementi e non... E renderceli comunque parte di una vita che può essere assimilabile a tutti quanti. Quindi quello che Bendis ci racconta attraverso questa tavola, in realtà è la vita di tutti i giorni in una coppia, in un equilibrio. Questa cosa qui è importante perché non è così facile usare una metafora come i supereroi per non raccontare solo scazzottate, ma raccontare una vita, raccontare la vita di tutti i giorni. E questa veramente è la bravura di questo autore. Però è anche la passione, secondo me, che muove queste tavole, perché c'è una differenza, credo, molto fondamentale tra i personaggi DC e i personaggi Marvel. I personaggi Marvel sono sempre state delle spugne, nel senso che sono sempre stati bravissimi ad assorbire tutte le cose che capitavano attorno alla vita di tutti i giorni, il quotidiano, le mode, i trend. E da questo punto di vista è anche più semplice trovare magari figure più emancipate o comunque figure che vivono una certa maturità in determinate storie. Ricordatevi per esempio la relazione mai menzionata in maniera diretta, ma sempre lì presente sul filo tra Wolverine e Tempesta negli X-Men di Chris Claremont. Era chiaro che i due avessero dei momenti in cui facevano sesso, ma nessuno l'ha mai detto tranne Chris Claremont 20 anni dopo. Quindi anche lì venivano raccontati elementi della modernità che poi dopo non c'era bisogno di raccontare in maniera esplicita, il comics code andava girato, c'erano tantissime cose, ma la cosa importante è che gli eroi DC, da questo punto di vista, solo raramente, cioè Umberto, si sono mossi in questa direzione perché hanno mantenuto sempre una distanza più iconica. Loro probabilmente sacrificano una delle tre dimensioni e lo fanno perché l'universo DC non è progettato per raccontare la vita di tutti i giorni. Lo si può fare, ci sono alcuni anfratti dell'universo DC in cui questa cosa è assolutamente possibile, ma in linea di principio i personaggi della DC sono molto molto più iconici. Sono delle metafore viventi e quindi in quanto metafore viventi spesso e volentieri è più semplice che raccontino l'eroismo di tutti delle grandi saghe, della potenza, della trasformazione, del viaggio dell'eroe vero e proprio. Però è difficile che personaggi di questo tipo poi vengano proiettati su una scala che possa essere umana. In altri termini, non ci si riesce ad empatizzare facilmente con i personaggi DC perché sono molto più maturi da un certo punto di vista. Superman, non è l'uomo ragno, non ci si riesce a empatizzare. Da trentenne non ci si riusciva a empatizzare con Superman. Con l'uomo ragno, quando ero un trentenne, quando ero un ventenne, era più facile capire questo tipo di similitudine. In più, l'uomo ragno, con tutte le sue sfighe di tutti i giorni, non ha mai avuto questo problema. Se ci pensate, un personaggio come Clark Kent non ha mai avuto problemi a pagare l'affitto, non ha mai avuto problemi con la casa, non ha mai avuto problemi con il lavoro. Un po' come dice Bill, o meglio, come a Bill viene fatto dire da Quentin Tarantino, Clark Kent è la critica che Superman fa alla razza umana. È una sua parte che mostra solamente perché non può essere Superman sempre. E da questo punto di vista c'è un altro fumetto scritto da Bendis e Ruka in questo periodo, dove viene portata avanti questa storyline e viene fatto parlare, si fa parlare Morgul. Morgul è un
È un guerriero spaziale, sovrano di un pianeta che si chiama Warworld, se non sbaglio, dove fondamentalmente quello che succede è che ci si deve, una sorta di Valhalla cosmico, la gente va lì, deve andare a combattere in continuazione per sopravvivere. E la cosa pazzesca di questa storia è che quando Morgul scopre un'identificazione abbastanza importante fra Superman e Clark Kent, dice: io non ci credo. L'unico che mi ha sconfitto, ciao Filippo, l'unico che mi ha disintegrato, che mi ha messo per terra, non voleva, anzi poteva essere un dio per quegli uomini, eppure ha deciso di essere un uomo per nascondersi, ha deciso di essere un insetto come loro. E questa è la grandezza vera dell'evidenziare questi aspetti, questa umanità, come sta facendo Bendis. E devo dire che la trasformazione di Superman, e qui ci fermiamo questa sera proprio perché. Ciao Paolo, ciao Massimo, perché comunque Superman è il numero uno, è l'icona, è il primo. Ha avuto una trasformazione importante da quando è iniziato il Roberto, quindi sono 5 anni fondamentalmente che questa cosa si sta sviluppando, e la sua trasformazione più importante è stato proprio nel momento in cui si è umanizzato, o meglio, si è reso molto più simile ai personaggi della Marvel. Perché che cosa è successo? È successo che con l'inizio del Rebirth noi abbiamo trovato un Superman, c'era quello algido, fascistissimo, con il colletto alto, tronfio, pieno dei valori americani, che era solamente una proiezione psichica, e poi c'era l'altro Superman, quello un pochettino più imbalsito, un pochettino più stanco, vestito di nero con la S d'argento, che è. Sembrava fosse il sopravvissuto di un altro pianeta. Insieme a Lois Lane, aveva la barba per non farsi riconoscere, e insieme a un piccolo John Kent. E questa è stata la trasformazione: il portare un personaggio che è iconico, sempre in prima linea, è l'eroe indomito, anzi, e smette di essere l'eroe per diventare il mentore di tutti gli altri, incluso di suo figlio, lo rende improvvisamente più umano, più profondo. La figura di John Kent, che inizialmente è stata presa come se fosse quasi una macchietta, ricordate, era un'uscita della serie, fra l'altro molto carina, di Gleason e Tomasi, Super Sons, dove un John Kent più grande ma ingenuo si faceva guidare nel mondo dei supereroi da Damian Wayne, che è sempre stato un piccolo bastardello. Ed era divertente, era spassosa. Poi c'è stato questo viaggio nello spazio fatto con nonno Jor-El, e quando lui è tornato cresciuto con la cicatrice sulla faccia perché ha passato del tempo nello spazio, c'è stata la trasformazione, perché a quel punto i due genitori non hanno più avuto a che fare con un bambino che è ancora gestibile, ma con un adolescente. Quindi è un segno chiaro, importante, che il tempo è passato. Quindi obiettivamente la cosa che Bendis ha dovuto fare, non appena si è trovato un figlio, ha creato, perché è stato lui a scegliere questa cosa, di far crescere Jonathan Kent, è stato far sì che i due genitori fossero non più concentrati solo su pensare all'amore per i propri figli, ma che avessero dei bisogni più umani, quindi la necessità comunque di sopperire quasi a una sindrome da nido vuoto, che è un po' quello che succede a Superman nel momento in cui si rende conto che il figlio ha preso ed è volato nel 31° secolo, quindi 10 secoli avanti nel futuro, per fare una sorta di Erasmus spaziale. Questa è veramente una trasformazione importante. Io credo che fin tanto che il fumetto, ciao Enrico, che è un media tutto sommato, passatemi il termine, povero rispetto al cinema, rispetto alle serie TV, povero perché non è composto da quegli effetti speciali roboanti, perché non ci sono tutte quelle scene meravigliose, quegli attori bellissimi, ma fondamentalmente c'è ancora qualcuno che magari fino a poco tempo fa disegnava a matita, adesso lo fa su una tavoletta elettronica, ma il concetto è lo stesso. Finché in un fumetto, in una arte così povera, ma sebbene arte, si riesca a sviluppare storie di questo tipo, varrà sempre e comunque la pena di leggere un fumetto o andare poi magari al cinema a vedere un cinecomic. Ed è una trasformazione notevole, perché comunque negli anni, anzi, sarebbe bello cominciare a fare una rubrica di questo tipo dove raccontiamo quali possono essere, raccontiamo perché non ci sono sicuramente solo per me, sono sicuro che ognuno di voi che mi sta ascoltando in questo momento ha le proprie tavole che gli fanno capire che cavolo loro amano, che voi amate questo media, no? Io ogni tanto ne trovo qualcuno e dico: cavolo, non ne ho bisogno, perché oramai è un amore duraturo quello per i fumetti. Poi ci sono stati degli anni in cui magari non leggevo fumetti tanto quanto ne leggo adesso. Ricordo che è stato il periodo immediatamente successivo all'età in age, dove veramente non dico che fossi disamorato, ma non lo trovavo più così tanto interessante.
Poi però trovi una storia di questo tipo che ti accende tutta una serie di lampadine, ti sprona verso questa direzione, ti sprona verso il trovare altri stimoli, trovare altre chiavi di lettura. E ciao Alessandro, e credo che non appena si arrivi a quel punto, il lavoro dell'artista, quale che esso sia, disegnatore, regista, sceneggiatore, creatore di videogiochi, game designer, è già andato oltre, perché comunque riesce a suscitare delle emozioni. Io voglio, ecco, voglio farvi un paragone con uno sceneggiatore che viene sempre dallo stesso mondo di Bendis, ma che io purtroppo non riesco ad amare molto, che è Dan Slott. Sapete che se seguite questo canale con una certa regolarità, sapete che è uno di quelli tra gli scrittori che nomino spesso in negativo, perché non mi fa mai impazzire tanto quello che fa. Soprattutto non mi è piaciuta la gestione recente dell'Uomo Ragno, e onestamente anche quella di Fantastici 4 è stata abbastanza provante, tanto per usare un eufemismo. Però ecco, malgrado ciò, c'è stato un arco narrativo all'interno della decennale gestione dell'Uomo Ragno che è riuscito a muovermi delle emozioni, che è la parte di Superior Spider-Man, perché nel momento in cui per tot numeri, sebbene anche troppi, ci troviamo a leggere un fumetto in cui sappiamo che non è giusto che il corpo di Peter Parker sia posseduto dalla mente del Dottor Octopus, e questa cosa ci innervosisce, ci fa venire voglia di chiudere il giornale e buttarlo, il fumetto e buttarlo, perché dice non è possibile che sia così, deve risolversi questa situazione. Ci indigna, ci muove. Ecco, da quel punto di vista io credo che anche in quel caso Dan Slott è stato molto bravo, perché ha emozionato, ha creato questo sentimento di ingiustizia e lo ha saputo spingere molto molto bene. Ecco, per esempio, un numero di Spider-Man, una carrellata. Io mi auguro veramente che abbiate voglia poi di presentare anche voi quali sono le vostre tavole che sono state dei game changer per voi. C'è una molto bella, credo che sia il numero 10 di Amazing Spider-Man, quindi andiamo veramente indietro, indietro, indietro. E c'è un Peter Parker che. C'è Alessandro che veramente non ne può più di essere vessato da tutti i bulli del liceo Midtown, soprattutto non ne può davvero più di Flash Thompson. Ed è pazzesca quella storia, perché in quel momento lì in cui veramente dice non me ne frega più niente neanche di nascondermi, cioè veramente proprio esasperato. Sfida Flash in un combattimento di pugilato e senza più trattenersi, senza più preoccuparsi di nascondere la sua origine, con un solo pugno lo atterra. Ed è pazzesco perché intanto c'è vera, proprio viva, potente la rabbia di Peter Parker che dice non ne posso più di essere bullizzato, quindi è importante in questo momento che io combatta con tutte le mie forze, senza più fermarmi, senza più nascondermi, perché devo far vedere quello in cui credo. E la cosa pazzesca è lì veramente si capisce che, non so, se fosse Steve Ditko, se fosse Stan Lee, ne abbiamo parlato questa settimana, ne riparleremo, ma chiunque ha creato quell'arco narrativo è stato geniale, perché davanti alla rivalsa di Parker, davanti al fatto che Peter Parker non è più il pavido Parker, ma potrebbe essere qualcuno in grado di prendere e atterrare il Jock, quindi l'eroe della scuola, la reazione di tutto il pubblico dello show di questa scena è di incredulità. Loro sono talmente increduli che negano quello che vedono e dicono: ma certo, ci è riuscito perché Flash si è girato dall'altro lato e si è distratto. Quindi Parker non solo è pavido, ma è anche codardo perché colpisce l'avversario quando non guarda. Ciao Sergio! E quindi da questo punto di vista è una storia che riesce a catturare l'emotività intrinseca di quel personaggio. Credo che, come la maggior parte dei lettori di Spider-Man, chi si è appropinquato a leggere un fumetto di questo tipo l'ha fatto perché comunque empatizza in una maniera assolutamente profonda con il personaggio di Peter Parker. E lo fa in che modo? Lo fa capendo quali possono essere le proprie debolezze ed in un transfert le traduce nelle debolezze di Peter Parker. Vedere questa trasformazione e vedere che in quel momento c'è la rivalsa, c'è quell'attimo in cui uno sceneggiatore capisce come far confluire tutta questa tensione e spingerla in un ambito narrativo così potente, anche se ci pensate, erano solo 10 numeri, ma comunque l'Uomo Ragno aveva già affrontato nemici ben più complessi, ma niente, come in quell'Amazing Spider-Man 10, è potente e incredibilmente vendicativo come Peter Parker che dice per la prima volta a quello che lo sta bullizzando no. E questa cosa qui è una delle ragioni per cui uno ama il fumetto, perché per una tavola di questo genere,
vale più di 1.000 saggi, vale più di... Ciao Luca! Di 1.000 pagine, esattamente. La saga di Fenice Nera è un'altra... Fa piacere che ti piaccia quella saga, Luca, è importantissima, c'è tanto dentro, lì c'è proprio... Ecco, quella forse ecco, è una delle saghe più DC Comics della Marvel, perché il procedimento è proprio l'inverso da quel punto di vista, perché gli eroi che fino a quel punto sono stati tridimensionali sono talmente tanto corroborati dal flusso degli eventi che ci si trova ad arrivare a un punto dove per forza di cose devono agire come guidati dai massimi sistemi, quindi non c'è più l'amore di Scott Summer per Jean Grey o per quella che era Fenice, all'epoca non si sa. Ma c'è la necessità di un bene maggiore, bisogna combattere per la vita di una persona, bisogna combattere malgrado questa persona è in grado di donare la vita e la morte e ha appena dimostrato di poter dare la morte al punto che ha disintegrato un universo intero. Sono quei momenti importantissimi, per esempio per quello che riguarda gli X-Men, ma più che gli X-Men proprio direi proprio l'amore per i fumetti Marvel, per me è nato tutto con Giorni di un futuro passato. C'è quel momento incredibile dove c'è Kitty Pryde a occhi chiusi, spaventatissima, che attraversa la stanza del pericolo e la riesce ad affrontare indenne, che è il perfetto entry point per qualsiasi lettore di fumetti. Anch'io l'ho letta in quel periodo, Luca. E ci si trova proiettati in un mondo fantastico dove c'è Nightcrawler che ha la faccia da demone e puzza di zolfo. Tempesta, che è questa bellezza africana incredibile, indecifrabile, ovviamente Wolverine che per quanto si possa essere amichevole si riesce a sentire l'animalità, l'istinto, anche se Kitty Pryde è un adolescente capisce il potere degli ormoni, dei feromoni. E poi c'è tutta questa cosa incredibile, da una studentessa normale in una scuola di New York viene proiettata, anzi era di Chicago se non ricordo male, New York, viene proiettata nel mondo più fantascientifico possibile, c'è quel momento lì. È meraviglioso, con tutti gli X-Men che ridono di questo primo addestramento e lei sviene, sviene perché in quel momento il suo fantasma dal futuro prende possesso di lei ad avvisarla di quello che sarà il possibile arrivo di una catastrofe nucleare. Una storia che, se ci pensate bene, è uscita nel 1979, se non ricordo male, copia, o meglio, non copia, ispira profondamente quello che succede nel 1982 con Terminator, c'è veramente una similitudine assolutamente pazzesca. Purtroppo per chi come noi ha visto prima Terminator di leggere Giorni di un futuro passato, questa cosa ha funzionato un po' di ingegneria inversa, quindi abbiamo dovuto decostruire questa cosa e leggerla al contrario, però il senso è esattamente quello. E ce ne sono molte molte altre. Io credo che potremmo addirittura inaugurare una rubrica, fin tanto che non ci saranno gli acquisti della settimana, credo ancora per un po' di tempo, e raccontarci piano piano quali sono le tavole che ci hanno spinto ad amare il fumetto. Questa è sicuramente una di quelle. E io vi ringrazio davvero questa sera di essere stati qui numerosi, di essere intervenuti, di avermi fatto compagnia. Come spero di essere riuscito io nel mio piccolo ad aver fatto compagnia a voi in questo sabato 2 maggio, sabato che si preannuncia essere ancora un po' in alto mare per quello che riguarda la quarantena, c'è questa fase 2 che sta iniziando, io mi raccomando, vi invito a stare attenti tutti perché siamo ancora nella zona del pericolo, non è ancora finito. Detto questo, veramente, cari amici, veri credenti, io vi ringrazio per essere stati qui assieme a me questa sera e naturalmente vi do appuntamento alla puntata di domani che sta per finire un altro weekend, quindi sarà un pochettino una chiacchierata più tranquilla, più serena, a ruota libera. Non che questa non sia stata, ma questa era perlomeno diretta verso un argomento ben preciso. Detto questo, non mi resta veramente altro che salutarvi e augurarvi una buona serata con un forte, fortissimo, calorosissimo. Dai, è tutta! Ci vediamo domani! Ciao, veri credenti!